Ciao ragazzi e benvenuti, questo è il video inaugurale della serie dedicata a New York, una città che ha impattato fortemente su me e Rosalba in maniera importante, impressionante. È stata la nostra prima volta negli States, quindi vi racconteremo tutto il nostro itinerario di viaggio e vi racconteremo subito il viaggio stesso. Siamo partiti da Milano Malpensa direzione New York JFK, vi racconteremo poi il nostro viaggio e l'impatto che ha avuto subito la città. Allora, siamo su questo 787 Dreamliner della Neos, dopo ci daranno anche da mangiare, eccetera, vi faremo vedere tutto, lo spazio vitale c'è, ovviamente sono in classe economy, posso regolare con questo tastino anche l'intensità della luce, quindi tanta roba, e poi qua c'è il classico intrattenimento, film e altre cose, ci sono anche dei film recenti tipo Elvis, per cui complimenti a loro. E niente, poi vi dirò com'è. Che bello. Comunque vi aggiorneremo poi su come è andato il viaggio. È lunga, eh? Allora, siamo quasi arrivati a New York. Molti mi chiederanno, ma com'è stato fare questo viaggio lungo per chi non l'avesse mai fatto in aerei così grandi, così comodi, che dici? Veramente bene, qui ci hanno dato tanto da mangiare proprio Che non era adesso. male, dai. Comunque ragazzi, 350 euro andata, 250 euro ritorno a testa con il cibo, con la roba da bere, con dei sedili comodi. C'era il pranzo, poi uno snack salato, al ritorno sarà dolce, quindi te lo dico già, sei informato. E da bere ti danno anche un bicchiere di vino, una birra, c'è anche l'alcolico. Ragazzi, l'aereo poi è grande e non era neanche pieno, quindi ce lo siamo fatti alla grande. Abbiamo superato i controlli, adesso siamo sul treno che ci porta alla metro, che a sua volta ci porta in hotel. Ma non è questa l'impresa più difficile. L'impresa è stato il controllo dei passaporti, che è durata 2 ore. Qui faremo molto prima. Dai, adesso che è quasi fatta l'impresa. In Italia che ore saranno? Ma ce l'abbiamo fatta. Adesso giro della stanza, siamo al Courtyard Marriott vicino Central Park. Adesso faccio una breve panoramica della stanza. Valigia appena fatta, neanche disfatte, cioè messe là. Andiamo subito in pulino, ovviamente c'è qua il water, qua specchio eccetera, qua docciona gigante, c'è cioè abbastanza grande. Riusciamo qua un po' giacose, televisore, letto. La cosa più bella, ragazzi, è la vista. Siamo al 32° piano, cioè proprio fa paura, è spettacolare. Poi non siamo abituati a vivere queste altezze, quindi non male, direi assolutamente non male. Ragazzi, gli alloggi qua costano, cioè qua a Manhattan un po' costicchiano, però è anche vero che c'è la comodità di avere tante tante cose molto molto vicino, quindi non bisogna fare per forza la classica mezz'ora di metro, eccetera. Quindi tanta roba. Adesso doccina al volo e si esce subito in giro a cenare. Avendo l'hotel veramente a uno schioppo da qua, ne abbiamo approfittato. C'è una costante dal punto di vista dell'odore? Di cibo, forse Cibo perché hai fame. e spinello, ragazzi, c'è un odore, c'è un Si può odore, dire. sì, si può dire, c'è un odore di spinello costante, cioè ogni tanto arriva la vampata, però qua adesso andiamo a mangiarci qualcosa, a mettere qualcosa sotto i denti, è importante. E poi, insomma, domani inizia il vero tour, adesso siamo venuti qua, ne abbiamo approfittato, spettacolo, sembriamo in un film, non sbaglio? E adesso ragazzi vi portiamo in un'hamburgeria interessante, Se non ho molto interessante. sbagliato. Se non ho sbagliato l'ingresso. No, dovrebbe essere qua. No, non avevamo sbagliato, ragazzi. Praticamente c'è un'hamburgeria che è stata chiusa da un albergo super di lusso. Come ti sembra? Troppo, perché se sbagliavamo qui a pagare dovevano mandarci i soldi dall'Italia, qualcuno doveva Qua serve il mutuo mandarceli. probabilmente, però dovrebbe essere qui sopra, no? Ha detto nella tenda. Sì.
sa di New York? Sì, perché poi il signore parlava anche in italiano, quindi è postissimo così. Non ci siamo dovuti sbattere con la lingua. Questa hamburgeria è molto particolare, adesso appena arriva il cibo comunque ve lo mostriamo. È una delle più storiche e anche una delle più buone, una delle più rinomate qua a New York. C'è bella musica, i muri pasticciati, sa di roba underground molto newyorkese. Poi il tizio ovviamente avrà fatto di necessità virtù e sarà abituato a parlare diverse lingue. Parla molto bene l'italiano. Adesso curioso di assaggiare, vi faccio vedere tutto ragazzi. Intanto birrettina. Abbiamo pagato per due cheeseburger, due patatine, una coca e una birra $45, quindi circa 40 euro ragazzi, più o meno. Speriamo che ne sia valsa la pena, ecco. Siamo venuti in un orario poi oltretutto inusuale, quasi le 10:30 di sera, e quindi insomma la figata è che non abbiamo trovato nessuno. Tutti lasciano un lascito, un trascorso, un qualcosa, come in questo modo, con la firma sul muro. Adesso la mia fame inizia a salire, eh. Hai sonno? Occhio, secondo me ci chiama. Tocca a noi, Rosalma. Rosalma ti chiama. Questo è il panino, ha una sorta di pane particolare, non è il classico pane di sesamo, sembra quasi pane dei pretzel, molto semplice, sono curioso di assaggiarlo, ma questo è il tuo, ho aperto il tuo e lo lascio. Vabbè, puoi assaggiarlo, dai. Buonissimo. Allora, cosa che mi piace di più questo panino? Tanto il cetriolino a me fa impazzire nell'hamburger, a differenza sua che non l'ha preso. Però la carne è cotta veramente perfettamente, guardate qua. Cotta benissimo, l'insalata è abbastanza fresca, il pomodoro ci sta bene. Non ho voluto caricare con cipolla e altre cose, altrimenti diventava veramente pesante e difficile da digerire. Tutto sommato è un panino non troppo grande nelle dimensioni, ma secondo me sostanzioso, quindi ci sta alla grande. Veramente merita. Ne assaggeremo degli altri in ogni caso e poi faremo magari dei raffronti. Un pomodoro che c'era, che aiuto disperato. Si sta suicidando. Io non vado matta per gli hamburger, intesi con carne e panino, ma questo è veramente buono. La carne è buona, non è di fast food super fritto e pesante, è proprio buono. La carne è leggera e non ti rimane sullo stomaco. Hai quella sensazione che quasi quasi ne è finito uno, te ne potresti mangiare un altro, però sei conscio del fatto che uno basti e avanzi, perché comunque ti riempie, però per la curiosità e per il gusto e per questa, insomma, pseudo leggerezza che ha, perché in realtà non è leggero leggero, però non abbiamo quel senso di pesantezza che ti danno, insomma, certe catene anche importanti, ecco, quando cucinano panino gli hamburger, che magari saporiti sì, ma poi sullo stomaco pesano un quintale. Qua te ne vai veramente tranquillo, sazio, ma insomma convinto del fatto che hai mangiato una cosa giusta, buona. Salutare forse esagerato, però che la carne sia buona e non sia una merdata è assodato. La patatina, una classica patatina, apprezzo il fatto che sia poco salata e... ci sta, qua non venite per la patatina, qua venite per il panino. Dai, è carina anche l'idea di passare da un albergo così lussuoso dentro ad un'hamburgeria così, o no? Eh sì. Caratteristico. Considerazioni finali fuori. Bene ragazzi, Burger Joint lo consigliamo? Assolutamente sì. $45 di conto, due hamburger, una porzione di patatine, una coca e una pinta di birra. Questo è il conto. Però ragazzi, gli hamburger non vi stanno sullo stomaco, una roba accettabile.
pronti per la buonanotte, l'hamburger della buonanotte. Posto molto carino, sì. Caratteristico, poi dentro quell'hotel che è una figata. Altra cosa da riscontrare, la gente super disponibile, pronta ad aiutarti. Sì, una roba, vogliono tutti chiacchierare. Sì, adesso abbiamo incontrato un vecchietto che ci ha parlato un po' del fatto che era venuto in Italia, ci ha chiesto se c'era piaciuto l'hamburger, era premuroso, mi ha fatto piacere. Molto, mi ha fatto piacere. Che carino. Adesso rientriamo in albergo e passiamo sta prima notte qua a New York e domani, ragazzi, giornata intensa. Non stiamo mica andando a zappare. Una giornata intensa, intesa come programma, abbiamo un sacco di cose da vedere, quindi dai, non si molla. Questo, ragazzi, è il nostro hotel, palazzone, noi stiamo a dormire lassù e qua c'è il Late Show di Stephen Colbert. Di questo ne parliamo in un altro video, sia chiaro. Adesso stiamo rientrando a casa, ci siamo fatti una bella passeggiata a casa, in hotel. Siamo fatti una bella passeggiata, faccio vedere un altro particolare e poi buonanotte, ci vediamo al prossimo video, sempre su New York. E coi tombini fumanti, ragazzi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima per il secondo episodio sulla serie legata a New York. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, e cliccate sulla campanella delle notifiche per non perdervi nulla. Commentate, ditemi la vostra opinione sotto nei commenti. Un abbraccio e alla prossima.